se la matematica non è un'opinione, io l'ho fatto. Vediamo se è vero. Un controllo basilare sulla relatività speciale di Albert Einstein. Egli ci ha detto che C al quadrato è il quadrato della velocità della luce e non l'energia di un chilogrammo. Noi però non possiamo pensare che una formula significhi solo ciò che vogliamo. Ognuna significa solo quel che significa. Così, quando consideriamo la famosa formula, vediamo che Einstein ha dato quantomeno un significato anomalo a quel che C al quadrato è. Infatti, se è vero che E uguale mc2, deve essere matematicamente vero anche che E diviso M uguale C2, vero? Ebbene, noi sappiamo che in ogni rapporto abbiamo sempre espresso il numeratore nell'unità del denominatore, sempre. Vi faccio un esempio, abbiamo 100 mele divise per due bambini, 100 diviso 2 fa 50 e sono le mele di ogni bambino. Quindi dire 100 a 2 significa dire quanto c'è per ogni unità del denominatore. Così in E diviso M il denominatore è la massa M e la sua unità è un chilogrammo in fisica. Perciò il rapporto E diviso M deve significare l'energia presente in un chilogrammo. E ciò perché, come dicevo, la matematica non è un'opinione. Ma è anche evidente, l'energia presente in alcuni chilogrammi di massa è fatta da quei chilogrammi moltiplicati per quanta energia c'è in un chilogrammo. Non possiamo avere l'energia di alcuni chilogrammi se non moltiplicandoli per l'energia presente in ogni chilogrammo. È addirittura laplaciano. Ora, sappiamo che il campione di un chilogrammo fu ottenuto dall'equivalente peso di un decimetro cubo di acqua a 4 gradi centigradi e fu trasformato in una barretta di platino iridio, che è ancora oggi il campione unitario della massa. Quindi deve essere l'energia totale esistente nella molecola dell'acqua, nel suo rapporto con la massa di ogni atomo di idrogeno, giacché è l'atomo di idrogeno e non quello di ossigeno in H2O ad essere il soggetto avente esattamente il peso atomico 1. Sicché, quando noi uguagliamo l'energia di legame alla massa, espressa nel peso atomico, il peso atomico totale 18 della molecola dell'acqua, che è quello del legame dei due atomi di idrogeno con l'atomo di ossigeno, messo in rapporto al puro peso atomico dell'idrogeno, dà 18 da dividere per 2, ossia 9 per ogni unità di peso atomico. E questo è il rapporto E su M esistente nell'acqua. L'energia del legame dell'idrogeno con l'ossigeno, riferita alla sola massa dell'idrogeno, deve essere allora il rapporto E fratto M per ogni possibile massa, se noi abbiamo deciso di misurare tutte le masse in chili, ottenuti tutti da un decimetro cubo di acqua. Quindi io ribadisco, per ogni massa pesata in chili, l'energia del chilo è quella che c'è nell'acqua, è 9 a 1, ossia il rapporto tra l'energia di legame per ogni peso atomico. Ciò conferma che anche nella relatività speciale di Einstein, che pesa le masse in chili, il rapporto E su M deve essere 9 a 1. E dunque C2, se, badate, se è stimata per quel che è esattamente, deve risultare 9 a 1 quando la pesiamo,
in 10 elevato alla 16 metri al quadrato ogni secondo quadrato. Ma non lo è. Quindi ciò dimostra che quello che ha affermato Einstein non è così, perché C2 non è questo. Se fosse stato questo, avrebbe avuto questo peso. Ecco il calcolo esatto che porta alla doverosa C2. 10 al cubo angstrom al cubo, laddove angstrom è l'unità dello spazio atomico, per cui angstrom al cubo è un angstrom al cubo, però è moltiplicato 10 volte al cubo. Perché? Perché 1000 sono tutte le masse che occupano un decimo di 10, e quindi 10 al cubo angstrom al cubo sono tutte le masse presenti nel volume unitario. 10 alla 5 angstrom, misura lineare, è tutto il flusso lineare, elettrico oppure magnetico, presente in un metro, che è dato da 10 elevato a 10 angstrom. Se noi vogliamo combinare il volume con il volume relativo al flusso elettrico, non dobbiamo far altro che moltiplicare il volume presentandolo nel suo flusso elettrico. Pertanto tutto il volume elettrico è dato da angstrom al cubo, 10 al cubo, che è tutto il volume unitario delle masse, moltiplicato angstrom 10 alla 5, che è il percorso elettrico o magnetico nella sua totalità. Questo prodotto ci dà un angstrom cubo, uno solo, che fluisce per 10 alla 8 angstrom ogni, non secondo, ma ogni secondo ridotto alla dimensione 10 alla 10, quella stessa con cui è ridotto l'angstrom, che è metri 10 diviso, un metro diviso 10 alla 10. Quindi la velocità, se è la stessa, come è un metro al secondo, così è un angstrom ogni secondo diviso per 10 alla 10. Questo su ogni linea, perché è una velocità lineare il metro. Abbiamo un metro, non un metro cubo. Ma poiché il metro cubo è dato da metro per metro per metro, e sono tre quindi le linee, noi dobbiamo estendere questa velocità di percorso sulle tre linee della terna X, Y, Z che forma il volume. Per cui la C, che diventa una velocità lineare, riferita a tutte le tre linee che determinano il volume, quando si moltiplicano, ma qui noi stiamo sommando semplicemente delle velocità lineari, la velocità lineare è tre volte 10 all'ottava angstrom ogni secondo ridotto di 10 alla 10 volte, che è la stessa di 3 per 10 alla 8 metri ogni secondo. Questa è la mia C2 con la C maiuscola, perché è diversa per concezione da quella minuscola di Einstein. Non è infatti il quadrato della pura velocità elettrica, ma quella combinata elettropermagnetico, che è come C, velocità elettrica, moltiplicata per C, la sua stessa uguale velocità magnetica, quindi la velocità elettromagnetica, presente in un intero unitario decimetro cubo di H2O. È l'energia di legame del peso atomico 1 dell'idrogeno. Quindi C per C è la velocità del volume elettrico per magnetico. Basta tanta semplicità e verità per un Nobel in fisica? Lascio giudicare a voi.